Capitolo 2. Brutti numeri. L'anziana poetessa con il nome di battesimo italiano e il cognome americano era seduta con la pronipote addormentata in grembo, assorta a guardare il video che il marito della nipote aveva girato in sala parto 3 settimane prima. Iniziava con un titolo scritto su un cartoncino: Abra viene alla luce. Le riprese erano confuse e David si era astenuto dal filmare dettagli troppo impressionanti, grazie a Dio, ma Concetta Reynolds riuscì a distinguere i capelli di Lucia incollati alla fronte sudaticcia e a sentirla gridare: quando una delle infermiere l'aveva esortata a spingere. Notò anche le gocce di sangue sul telo azzurro, non troppe, giusto quelle che la nonna di Cetta avrebbe definito una pioggerella di marzo. L'inquadratura ballonzolò alla comparsa della bambina e all'anziana donna venne la pelle d'oca quando Lucy urlò: David ridacchiò seduto con la moglie davanti al televisore, perché ovviamente Abra aveva una faccia, eppure molto dolce. Cetta abbassò lo sguardo come per accertarsene. Quando lo rialzò, nel video la bambina veniva affidata alle braccia della madre. Dopo una trentina di caotici secondi comparve un'altra scritta: Benvenuta tra noi, Abra Raffaella Stone. David premette il tasto stop sul telecomando. Sarete tra i pochi che potranno dire di averlo visto, annunciò Lucy con un tono che non ammetteva repliche. È troppo imbarazzante. È stupendo, la rimbeccò David. E comunque lo vedrà senz'altro anche Abra, osservò di sottecchi la moglie, che gli era seduta accanto sul divano. Quando sarà abbastanza grande. E se lo vorrà, naturalmente. Appoggiò una mano sulla coscia di Lucy, sorridendo a Cetta, una donna che rispettava ma che non amava particolarmente. Fino ad allora il video resterà nella cassetta di sicurezza insieme con le polizze assicurative, il mutuo della casa e i milioni di dollari che ho guadagnato con il traffico di stupefacenti. Concetta sorrise per dimostrare di aver capito la battuta, pur senza trovarla molto divertente. Abra continuava a dormirle in grembo. In un certo senso anche tutti gli altri bambini nascevano avvolti nella membrana amniotica, con i visetti ammantati di mistero e gli sguardi densi di possibilità. L'anziana donna era arrivata in America dall'Italia a 12 anni e parlava senza la minima inflessione. Niente di strano, visto che si era laureata a Vassar, per poi diventare professore emerito di letteratura inglese. Però nella sua testa ancora abbondava ogni genere di credenze popolari. Cetta era convinta che quasi tutti gli artisti fossero leggermente schizofrenici e lei non costituiva un'eccezione. Sapeva che le superstizioni erano stupidaggini, ma si sorprendeva ancora a fare le corna se un corvo o un gatto nero le attraversavano la strada. Per la sua presunta dissociazione mentale doveva anche ringraziare le sorelle della misericordia. Loro credevano nel Signore, nella natura divina di Gesù, e sostenevano che gli specchi fossero strumenti del demonio e che se li fissavi troppo a lungo ti crescessero i porri. Quelle religiose avevano esercitato l'influenza maggiore sulla sua vita dai 7 ai 12 anni. Erano sempre munite di righello per colpire il primo che capitava a tiro, non per misurare qualcosa. E quando passavano vicino a un bambino, non mancavano mai di tirargli l'orecchio. Lucy spalancò le braccia per accogliere la figlia. Cetta gliela consegnò con una certa riluttanza. La piccola era un fagottino delizioso. Mentre Abra dormiva in grembo a Concetta Reynolds, appena una trentina di chilometri a sud-est, Dan Torrance stava partecipando a una riunione dell'Alcolisti Anonimi, dove una tipa continuava a blaterare delle scopate con il suo ex. Casey Kingsley gli aveva ordinato di presenziare a 90 appuntamenti in 90 giorni. Quello era l'ottavo, all'ora di pranzo, nel seminterrato della chiesa metodista di Frazier. Dan era seduto in prima fila perché il grande Casey, come lo soprannominavano nell'ambiente, se n'era particolarmente raccomandato. Le persone in difficoltà che vogliono tornare a stare bene si sistemano davanti, Danny. Noi chiamiamo i posti in fondo la fila del rifiuto delle realtà. L'uomo gli aveva consegnato un piccolo taccuino, sulla copertina una foto di onde che si abbattevano contro una scogliera. Sopra l'immagine una massima che lui capì subito, ma a cui non diede troppo peso: nessuna grande cosa compare all'improvviso.
Usalo per prendere gli appunti degli incontri. Ogni volta che ti chiedo di vederlo, tiralo fuori dai tasca per dimostrarmi che non ne è saltato neppure uno. E se mi capitasse di essere malato? Casey rise di gusto. Tu sei sempre malato, amico mio. Sei un alcolista, un ubriacone. Vuoi sapere che cosa mi disse il mio sponsor? Forse lo so già. Una ciliegia sotto spirito non potrà mai tornare fresca, giusto? Non fare lo scemo e ascoltami. Agli ordini. Alza il culo e vai alla riunione. Se hai le chiappe pesanti, sollevale a forza e vacci lo stesso. Splendido. E se me ne dovessi scordare? Casey aveva alzato le spalle. In quel caso trovati un altro sponsor. Uno che creda alla storia della memoria corta. Io non ci casco. Dan aveva paura di qualsiasi cambiamento. Gli pareva di essere un vaso di vetro che era scivolato fino al bordo di un alto scaffale, restando in bilico ma senza cadere a terra. Non si sentiva male, solo molto fragile. Delicato, quasi senza pelle. Le visioni che l'avevano tormentato fin dall'arrivo a Fraser erano cessate e anche se spesso pensava a Dini e al figlio, i ricordi non erano più così dolorosi. Alla fine di gran parte degli incontri qualcuno leggeva le promesse, tra cui «Non ci affliggeremo per il passato, ma ci impegneremo a non dimenticarlo mai». Dan non sarebbe mai riuscito nella prima parte dell'intento, ma ormai da tempo aveva smesso di provare a lasciarsi tutto alle spalle. Perché sforzarsi quando la porta dietro la quale si nascondevano i suoi peggiori ricordi continuava a riaprirsi? Quella brutta bastarda non aveva neppure un chiavistello, figuriamoci una serratura. Cominciò a scrivere qualcosa sulla pagina del taccuino che Casey gli aveva regalato. Non aveva idea del perché o del significato della parola. Abra. Nel frattempo la tizia finì di presentarsi e scoppiò in lacrime, dichiarando tra i singhiozzi che amava ancora il suo ex, anche se era uno stronzo e che era entusiasta di essere sobria. Dan si unì agli applausi del gruppo di mezzodì e poi si dedicò a colorare le lettere, ingrandendole, evidenziandole. Ho già sentito questo nome. Mi pare di sì. Gli tornò in mente quando raggiunse la cucuma del caffè e un altro iniziò a parlare. Abra era il personaggio di un romanzo di John Steinbeck, La Valle dell'Eden. L'aveva letto, non riusciva a ricordarselo. In uno dei tanti posti dove si era fermato, qua o là, non aveva importanza. Un nuovo pensiero. L'hai conservato? Gli affiorò nella testa, scoppiando come una bolla d'aria. Conservato che cosa? Frankie P., il veterano del gruppo di mezzodì che presiedeva l'incontro, chiese se ci fosse un volontario disposto a distribuire i gettoni. Quando nessuno alzò la mano, l'uomo indicò uno a caso. E tu? Tu che ti nascondi dietro la brocca del caffè? Dan si spostò sul davanti della stanza con un certo imbarazzo, sperando di non essersi dimenticato l'ordine dei gettoni. I bianchi erano per i novellini, e quella era una certezza. Mentre prendeva la confezione di latta ammaccata con i tondini di plastica sparsi dentro, il pensiero si riaffacciò. L'hai conservato? Quello stesso giorno i membri del vero nodo che avevano passato l'inverno in un campeggio dell'Arizona raccolsero armi e bagagli e cominciarono a risalire verso est. Imboccarono la statale 77 in direzione di Shawlow, formando la solita colonna. 14 camper, alcuni con dietro un rimorchio, altri con sedie pieghevoli o biciclette fissate sul retro, una lunga fila di Southwave e Winnebago, Monaco e Bonder. In testa alla parata, ma con la dovuta calma e superando appena gli 80 all'ora, l'Earthcruiser di Rose, il miglior veicolo disponibile sul mercato, $700,000 di solido acciaio australiano su ruote. Non avevano fretta. Rimaneva parecchio tempo. Al banchetto mancavano ancora mesi. L'hai conservato? Domandò Concetta mentre Lucy si sbottonava la camicia, offrendo il seno ad Abra. La bambina batté le palpebre, assonnata, e si attaccò per un attimo, stufandosi ben presto. Non appena cominceranno a bruciarti i capezzoli, l'allatterai solo quando te lo chiederà strillando come una pazza. Pensò Cetta. Conservato che cosa?
intervenne David. Lucy lo sapeva benissimo. «Sono svenuta non appena me l'hanno messa in braccio. Secondo Dave l'ho quasi fatta cadere a terra. Non ce n'è stato il tempo, mamma!» «Ah, quella schifezza viscida che aveva in faccia! Gliel'hanno levata e l'hanno gettata via. Meglio così, ve lo assicuro!» Anche se sorrideva, fissava Concetta con aria di sfida, come a dire «metti giudizio e piantala, lascia perdere». Lei avrebbe voluto farlo, almeno in parte. Da ragazzina non si era mai sentita così combattuta, non ne aveva idea. Anche se si ricordava tutte le lezioni sui misteri e l'eterno patimento dell'inferno impartite dalle sorelle della misericordia, quelle disgraziate vestite di nero. La storia della giovane condannata alla cecità dopo aver spiato il fratello nudo nella vasca da bagno, o dell'uomo morto sul colpo per aver bestemmiato contro il papà. Consegnateceli da piccoli. Non importa se in futuro terranno corsi universitari, scriveranno raccolte di poesie o se addirittura uno di quei libri si aggiudicherà i maggiori premi. Consegnateceli da piccoli e saranno nostri per sempre. Avresti dovuto conservarlo. Porta bene. Cetta si rivolse direttamente alla pronipote, escludendo David. Era una brava persona, un buon marito per Lucia, ma che si fottessero lui e il suo tono condiscendente, e alla malora pure la sua aria di sfida. Mi sarebbe piaciuto, ma non ci sono riuscita, mamma, e Dave non ne sapeva niente. Si riabbottonò la camicia. Concetta si curvò in avanti, toccando la guancia delicata di Abra con la punta del dito. Pelle vecchia e giovane che si sfioravano. Si dice che i nati col velo possiedano un sesto senso. Non ci crederai davvero? Le domandò David. È solo un brandello di membrana amniotica e... Continuò a discutere, ma Concetta smise di ascoltarlo. Abra aveva spalancato gli occhi. Nel suo sguardo un universo di poesia, di strofe meravigliose e impossibili da mettere per iscritto. O persino da tenere a mente. Non importa, concluse Cetta. Sollevò la bambina, baciando il cranio liscio lì dove pulsava la fontanella, la magia della mente così vicina. Quel che è fatto. Una notte, circa 6 mesi dopo il mezzo litigio sul velo di Abra, Lucy sognò che la figlia stava piangendo disperata. Nell'incubo, Abby non era più nella stanza da letto principale della casa di Richland Court, ma in un lungo corridoio. Lucy si lanciò verso la sorgente del lamento. All'inizio numerose porte si aprivano su entrambi i lati, poi sostituite da file di sedili, azzurri, con gli schienali alti. Si trovava su un aereo o su un treno locale. Dopo aver corso per quelli che le sembrarono chilometri, giunse alla porta di un bagno. La sua bambina era lì dietro. In lacrime, non per la fame, ma per la paura. Forse. Oddio, oh Madonna! Per il dolore. Lucy fu colta dal terrore che l'uscio fosse chiuso a chiave e che avrebbe dovuto abbatterlo. Negli incubi non capita sempre così, ma girò la maniglia e lo aprì. Non appena lo fece, fu assalita da una nuova paura. E se Abra fosse caduta nella tazza? I giornali riportavano notizie del genere. Neonati finiti nei water o nei cassonetti dei rifiuti. Magari stava annegando dentro uno di quegli orribili gabinetti metallici dei mezzi pubblici con l'acqua blu di disinfettante che le arrivava fino alla bocca e al naso. Invece Abra era distesa sul pavimento, nuda. Fissò la madre con occhi lucidi di pianto. Scritto sul torace con quello che sembrava sangue c'era il numero 11. David Stone sognò di mettersi alla ricerca della figlia in lacrime lungo una scala mobile infinita che procedeva nel senso sbagliato, lenta ma inesorabile. Come se non bastasse, si trovava in un centro commerciale in fiamme. Avrebbe dovuto rantolare e soffocare ben prima di aver raggiunto la cima, ma non c'era fumo, solo un fuoco infernale. E non si sentivano altri rumori oltre il pianto di Abra, anche se gruppi di persone bruciavano vive come torce inzuppate di cherosene. Quando finalmente giunse a destinazione, Dave trovò la figlia abbandonata a terra come un sacco della spazzatura.
Uomini e donne le correvano intorno, ignorandola, e nonostante le fiamme non cercavano di usare la scala mobile, anche se portava in basso. Si limitavano a sciamare in tutte le direzioni, simili a formiche a cui l'erpice di un contadino avesse distrutto il nido. Una donna in tacchi a spillo quasi calpestò Abby, rischiando di ucciderla. La bambina era nuda. Scritto sul torace c'era il numero 175. I coniugi Stone si svegliarono nello stesso momento. Il pianto riecheggiava nell'aria e per un attimo immaginarono fosse uno strascico dei recenti incubi. Invece il lamento proveniva dalla stanza. Abby era nella culla, sotto la giostrina di Shrek, gli occhi spalancati, le guance paonazze, che dimenava i pugnetti e urlava come un'ossessa. Non si calmò nemmeno quando la mamma le cambiò il pannolino, le offrì il seno o la cullò per un'eternità lungo il corridoio, ripetendole all'infinito le strofe della sua filastrocca preferita. Alla fine, disperata, in preda al terrore, Abra era la sua primogenita, Lucy si decise a chiamare Concetta a Boston, anche se erano le 2 del mattino. Mamma rispose al secondo squillo. Aveva 85 anni e il sonno fragile come la sua pelle. Prestò più attenzione alle grida della pronipote che alla confusa litania di Lucy, che stava elencando i comuni rimedi che avevano già provato, e pose le uniche domande opportune. «Gli hai misurato la temperatura? Si strapazza un orecchio? Dimena le gambe come se le scappasse la cacca?» «No, ha la fronte calda per l'agitazione, ma non penso abbia la febbre. Mamma, che cosa devo fare?» Cetta, che nel frattempo si era seduta alla scrivania, non esitò. «Aspetta ancora un quarto d'ora. Se non si calma e non accetta il seno, portala all'ospedale.» «Come? Al Brigham?» Confusa e preoccupata, Lucy non riuscì a pensare ad altro. Era lì che aveva messo al mondo la figlia. «È a 250 chilometri da qui.» «No, no! A quello di Brighton, appena superato il confine con il Maine. È più vicino del CNH, il Central New Hampshire.» «Sicura?» «Ho controllato su internet.» Abra non si calmò. Il pianto era esasperante, monocorde, terrificante. Quando arrivarono all'ospedale di Brighton alle 4:15, la piccola urlava ancora a pieni polmoni. Di solito i viaggetti sull'Acura erano meglio di un sonnifero, ma non quel mattino. David pensò a un aneurisma cerebrale e si diede del pazzo. Ai bambini non venivano robe simili, oppure sì. «Davy?» chiese Lucy con un filo di voce mentre parcheggiavano davanti al cartello che recitava «Solo emergenze». «Ai bambini non vengono gli infarti o gli ictus, vero?» «No, più che sicuro.» Ma poi fu assalito da un nuovo dubbio. E se la piccola avesse ingoiato una spilla da balia che poi le si era aperta nello stomaco? «Che idiozia, porta i pannolini, non si è mai avvicinata a una spilla.» Qualcos'altro allora, una forcina dei capelli di Lucy, una puntina da disegno caduta per caso nella culla, o addirittura, Dio mio, un frammento di plastica di Shrek, Ciuchino o la principessa Fiona. Ma la giostrina non era di gomma piuma? Angosciato com'era, non riusciva a ricordarselo. «Davy, che cosa stai rimuginando?» «Nulla.» No, era sicuro dell'innocenza di Shrek. O quasi. Abra non smetteva di gridare. David sperava che il medico di turno desse un sedativo alla figlia, ma non rientrava nel protocollo se al bambino non era stata fatta una diagnosi. E Abra Raffaella Stone sembrava in perfetta salute. Non aveva la febbre o un'eruzione cutanea e l'ecografia aveva escluso una stenosi pilorica. A giudicare dalla lastra non c'erano corpi estranei nella gola o nello stomaco e neppure un'ostruzione intestinale. Gli Stone erano gli unici pazienti del pronto soccorso a quell'ora del mattino di martedì. 3 infermiere si erano avvicendate per cercare di calmare la piccola, senza nessun risultato. «Non dovreste darle qualcosa da mangiare?» chiese la madre quando il medico ritornò a controllare. Le venne in mente Ringer lattato. Probabilmente l'aveva sentito in uno dei telefilm sugli ospedali che erano la sua passione fin da quando si era presa una cotta per George Clooney da ragazzina. Per quel che ne sapeva, quelle 2 parole potevano indicare una lozione per i piedi, un anticoagulante o un rimedio per le ulcere gastriche. «Rifiuta il seno e il biberon.»
Mangerà quando le verrà fame, rispose il medico. Ma né Lucy né David ne furono particolarmente confortati. Innanzitutto, quel tipo sembrava più giovane di loro, e poi, ancora peggio, non pareva molto sicuro della propria affermazione. «Avete contattato il vostro pediatra?» Controllò i documenti d'ammissione. «Il dottor Dalton?» «Gli abbiamo lasciato un messaggio sulla segreteria telefonica», replicò David. «Probabilmente ci richiamerà a metà mattina, quando sarà tutto finito». «In un modo o nell'altro», si disse. La sua mente, ormai sopraffatta dalla stanchezza e dall'ansia, partorì un'immagine vivida e terrificante: un gruppo di persone in lutto intorno a una piccola fossa e a una bara ancora più minuscola. Alle 7:30 Chetta Reynolds piombò nell'ambulatorio dove gli Stone erano stati confinati insieme con la figlia urlante. La poetessa, che secondo gli ultimi pettegolezzi era in lizza per aggiudicarsi la Presidential Medal of Freedom, indossava un paio di jeans aderenti e una felpa dell'Università di Boston con un buco sul gomito, un tipo di abbigliamento che evidenziava quanto fosse dimagrita negli ultimi 3 o 4 anni. «Non ho il cancro, nel caso ve lo stiate chiedendo», rispondeva, se qualcuno azzardava un commento sulla sua linea da modella, che generalmente nascondeva sotto vestiti abbondanti o ampie tuniche. «Mi sto solo allenando per l'ultimo giro di pista». I capelli, di norma raccolti in una treccia, o una complicata acconciatura per darle modo di sfoggiare la collezione di fermagli d'epoca, erano tutti scompigliati, stile Einstein. Sul volto neppure un filo di trucco. Anche se in preda all'angoscia, Lucy fu colpita da quanto Concetta sembrasse vecchia. Beh, lo era, eppure parecchio. 85 anni non erano uno scherzo, ma prima di quel mattino ne aveva sempre dimostrati al massimo una 70. «Sarei qui già da un'ora se avessi trovato qualcuno che potesse prendersi cura di Betty». Betty era la sua boxer vecchia e malata. Chetta si accorse dell'occhiata di biasimo da parte di David. «Beth sta morendo. E in base a quanto mi hai riferito per telefono, non ero poi così preoccupata per Abra». «E adesso?» Lucy lo fulminò con lo sguardo, ma Concetta parve accettare la nota di rimprovero implicita nella domanda. «Adesso sì. Dalla a me, Lucy. Forse la sua mamma riuscirà a calmarla». Però Abby continuò a disperarsi, nonostante venisse cullata amorevolmente, e a nulla servì la dolce e armoniosa filastrocca in dialetto, che David non capì ma che pareva l'equivalente di quelle americane. Provarono di nuovo a vedere se muovendosi la situazione migliorava. Prima la portarono in giro per la stanzetta e poi lungo il corridoio, avanti e indietro. Le urla non si spensero. A un certo punto si scatenò un notevole trambusto, mentre qualcuno con una serie di ferite veniva portato in barella dentro il pronto soccorso, ma nessuno degli occupanti dell'ambulatorio numero 4 ci prestò troppa attenzione. Alle 9:05 la porta si aprì ed entrò il pediatra degli Stone. John Dalton era una vecchia conoscenza di Dan Torrance, che però era all'oscuro del suo cognome. Per lui era semplicemente il dottor John, che non mancava mai di preparare il caffè durante le letture del grande libro ogni giovedì sera a North Conway. «Grazie al cielo!» esclamò Lucy, mettendogli in braccio la figlia in lacrime. «Sono ore che nessuno si occupa di noi!» «Ero nei paraggi quando ho ascoltato il messaggio». Dalton sollevò la piccina contro la spalla. «Avevo delle visite in zona e poi a Castle Rock. Avete sentito le ultime notizie?» «No, che cosa è successo?» chiese David. Con la porta spalancata si rese conto per la prima volta del caos che regnava all'esterno. La gente parlava a voce alta, alcuni piangevano, l'infermiera che li aveva accolti gli passò davanti con la faccia chiazzata di rosso e le guance umide, senza degnare la disperatissima Abby di un'occhiata. «Un aereo di linea ha colpito il World Trade Center e a quanto pare non si tratta di un incidente». Era il volo 11 dell'American Airlines. Il 175 della United si abbatté contro la torre sud del complesso 16 minuti dopo, alle 9:03. Alle 9:03 Abra Stone smise all'improvviso di piangere. Alle 9:04 era già profondamente addormentata.
Durante il viaggio di ritorno verso Aniston, David e Lucy ascoltarono la radio, mentre la figlia riposava tranquilla nel seggiolino posteriore. La notizia era tremenda, ma spegnere l'apparecchio era impensabile, almeno finché un cronista non fornì i nomi delle compagnie e i numeri dei voli. 2 a New York, 1 a Washington e un altro schiantatosi nelle campagne della Pennsylvania. Solo allora David allungò la mano, ponendo fine alla litania di sciagure. Lucy, devo dirti una cosa. Ho sognato... Lo so, rispose lei con il tono monocorde di chi ha appena subito un forte shock. Pure io. Quando rientrarono nel New Hampshire, David era ormai convinto che la storia del velo non fosse esattamente una sciocchezza. In una città del New Jersey, sulla riva occidentale del fiume Hudson, si estende un parco che prende il nome da uno dei suoi figli più illustri. In una giornata tersa si può godere di una vista meravigliosa della zona sud di Manhattan. Il vero nodo arrivò a Hoboken l'8 settembre, stabilendosi in un parcheggio privato che aveva preso in affitto per 10 giorni. Era stato papà Corvo a concludere l'affare. Affabile, di bell'aspetto, all'apparenza sulla quarantina, sfoggiava spesso una maglietta con la scritta «Sono un amicone». Naturalmente non la indossava quando era impegnato a negoziare per conto del nodo. In quei casi, giacca e cravatta erano di rigore, giusto per non deludere i bifolchi. Il suo vero nome era Henry Rothman, si era laureato in legge a Stanford nel 1938 e girava sempre con denaro contante in tasca. Il nodo disponeva di oltre $1 miliardo in vari conti sparsi per il mondo, un po' investiti in oro, un po' in diamanti, un po' in libri antichi o francobolli e dipinti rari, ma non pagava mai con carte di credito o assegni. Tutti, persino Piso e Pisello, che avevano l'aria di 2 bambini, si portavano dietro una mazzetta di biglietti da 10 e da 20. Come aveva detto una volta Jimmy Pitagora, siamo una compagnia senza problemi di liquidità e il liquido che ci avanza lo pisciamo sui bifolchi. Un tempo, quando era ancora uno zotico, aveva fatto parte dei predoni di Quantrill, come erano stati definiti a guerra di secessione ormai conclusa. Era stato un ragazzino turbolento con un cappotto di pelle di bufalo e una carabina Sharps a tracolla, ma da allora si era parecchio calmato. Negli ultimi anni si limitava a tenere appesa nel camper una foto di Ronald Reagan, debitamente incorniciata e autografata. Il mattino dell'11 settembre i membri del nodo osservarono l'attacco alle torri gemelle dal parcheggio, passandosi di mano in mano 4 paia di binocoli. Avrebbero goduto di una vista migliore dal Sinatra Park, ma Rose neanche dovette sottolineare che assembrarsi lì in anticipo sarebbe sembrato sospetto. E nei mesi e nei giorni a venire, l'America sarebbe diventata una nazione molto sospettosa, in obbedienza a una regola precisa. Se vedi qualcosa di strano, parla. Verso le 10, quando folle oceaniche si erano già radunate lungo la riva e non c'erano più rischi, si diressero verso il parco. I 2 gemellini, Piso e Pisello, spingevano nonno Zecca sulla sedia a rotelle. Il vecchio indossava il suo cappello preferito, con la scritta «Sono un veterano». I capelli bianchi e lunghi, sottili come seta, ondeggiavano intorno alla testa. In passato aveva raccontato ai bifolchi di essere un veterano del conflitto ispano-americano, poi della Prima Guerra Mondiale, ancora dopo della Seconda. Nel giro di 20 anni probabilmente avrebbe fatto riferimento al Vietnam. La verosimiglianza non era un problema, il nonno era un vero fanatico di storia militare. Il Sinatra Park era gremito, la maggior parte dei presenti non apriva bocca, ma alcuni piangevano. In quel frangente Annie Grembiule e suo occhio pesto furono d'aiuto. Entrambe erano capaci di scoppiare in lacrime a comando. Gli altri membri assunsero espressioni di circostanza, abbozzando un'aria triste, solenne o stupita. Insomma, si adattarono alla perfezione. Era la loro tecnica di sopravvivenza. Ci fu un notevole viavai di spettatori, ma quelli del nodo si fermarono per l'intera giornata, che fu graziata da un cielo stupendo e limpido, a parte le spesse colonne di fuliggine che si alzavano da Manhattan, naturalmente. Restarono attaccati al corrimano di ferro, in silenzio, accontentandosi di osservare, e facendo dei lenti, profondi respiri,
quasi fossero turisti del Midwest durante la loro prima vacanza a Pemaquid Point o Quoddy Head nel Maine, tutti presi a godersi l'aria fresca dell'oceano. Rose si sfilò il cilindro in segno di rispetto, tenendoselo sul fianco. Alle 4 in punto tornarono al loro accampamento, rinvigoriti. Avrebbero visitato di nuovo il parco il giorno successivo, e quello dopo ancora. Avrebbero continuato a farlo sino ad aver esaurito tutto quel buon vapore, e poi si sarebbero rimessi in marcia. A quel punto, i capelli bianchi di Nonno Zecca sarebbero diventati grigio ferro, e la sedia a rotelle non gli sarebbe più servita.